Benone, Benone, Radio Yes, la radio della città di Roma. Accogliamo il nostro ospite, il primo ospite di questa mattinata, che è Tony Caridi. Buongiorno Tony. Ciao, come stai? Buongiorno. Molto buongiorno a tutti voi. Che voce impostata che hai, ma che voce impostata, Ma non è una voce impostata. No, è la tua. Sì, ha fatto delle piccole ieri sera perché sono stato a suonare, tu sai, te lo diceva forse il nostro comune. Domenico Pasquale, sì. E ho fatto un Pasquale Antenno, diciamo nome e cognome. Anni 70-80 in villa da un amico e abbiamo dormito 3 ore praticamente per essere in diretta con gli ascoltatori di Radio Yes. Dai, Tony. Senti, ma tu sei, quindi se parli di anni 70 sei un po' un old style, diciamo, come disc jockey. Ma guarda, io sono nato nel 1975 in radio. Sì, ma tu proponi. Sono stato uno dei fondatori delle radio private, Radio Libere all'epoca, insieme a Pasquale abbiamo fatto questa esperienza e devo dire all'epoca c'era l'Esco Possa che veniva, sequestrava, metteva i sigilli eccetera, poi tanta radio, teatro, locali, ero forse un'eccezione perché a parte gli altri colleghi c'era da parte mia questo dono naturale che è la voce, e devo dire che sinceramente la mia grande infelicità è stata quella che quando Pasquale mi disse andiamo, ci iscriviamo all'Attilio d'Amico, all'Accademia d'Arte Drammatica, io dissi di no perché avevo un lavoro importante con una casa farmaceutica. Poi un giorno vado al cinema, vedo The Family Man e dico ma io sta voce la conosco. È quella di Pasquale Antenno. Pasquale che è il doppiatore ufficiale, voce ufficiale di Nicolas Cage. Sì, è un grande amico, è un bravissimo attore Pasquale Antenno ed è lui insomma che ci ha consentito di collegarci con te. Ma io voglio parlare del tuo modo di fare il disc jockey, perché tu presenti praticamente musiche degli anni 70-80 in queste serate. Ma guarda, non solo, ti do questa notizia. Io ho aperto, fondato la The Best DJ Old School, fra i vari sostenitori c'è anche George McCree, Rock Your Baby, penso che conosci quanto giunto, in ottimi rapporti con i grandi della musica, voi siete a Roma, quindi sicuramente conoscerete il grande Marco Trani, Cigoin, Lizzy Going, lui è stato anni 70 pieni. Sì, anni 70 pieni, ma ti dirò di più che Marco Trani e Corrado Rizza per chi non lo conoscesse, è quella persona che andava a fare i villaggi, andava a fare le vacanze, o meglio, andava a fare l'operatore, andava a fare l'intrattenitore insieme a Fiorello nei villaggi turistici. Tu pensa, Corrado Rizza faceva il DJ e Fiorello faceva il pizzaiolo e Fiorello ogni tanto gli diceva mi fai mettere un disco? Cioè, quindi per dirti, Dottor Felix nasce da quell'epoca lì, Paul Micioni, Peter Micioni, il famoso Piper di Roma, il maestro dietro a Piazza del Popolo. Diciamo che io ho vissuto in pieno quegli anni, all'epoca c'era l'Easy Going che era un locale diciamo gay, che poi gay non era, o meglio nel senso era di tendenza per pochissimi privilegiati, l'alibi, sono stato uno di quelli dopo l'alibi, c'era l'Ursula Andres che arrivava con Zendiere greco, insomma ho vissuto in pieno quegli anni, quindi e ultimamente è uscito un libro, si chiama I Love the Night Life, non so se ne avete sentito parlare, dove praticamente sia Marco che Corrado dal divieto della console guardano, no? Questi personaggi hanno fatto ballare personaggi come James Brown, come insomma tutta la dolce vita mondiale diciamo che frequentava quei locali, e raccontano, sfogliando queste fotografie, si raccontano le loro esperienze, e io sono annoverato, sono fra i pochi fortunati ad essere citato su questo libro come uno dei DJ italiani che ha
creato, creato le fondamenta per la musica 70-80, ma anche attualissima, perché devi sapere che ho riaperto un locale a Cosenza, Cosenza città della Calabria, sì, nacque nel 1969, dopo 33 anni l'ho riaperto per passione e diciamo adesso viene definito il Piper Cosentino. Non vorrei dimenticare il grande amico Mario Politano, che attualmente lavora al Blanco a Roma, ex DJ del GKO, ma anche il nostro collega di radio, anche di radio, insomma. Sì. Senti, ma invece di Bob Sinclair tu che ne pensi? Ma guarda, Bob Sinclair è semplicemente un prodotto, è un prodotto. Ci sono tanti giovani leve che riescono a fare dei prodotti molto più interessanti. Basta andare su sanclaude.com e si trovano delle suite, delle compilation che sono eccezionali. Cioè, chiaramente è il mercato commerciale discografico che richiama un attimo questi signori a dover rispondere ad una richiesta di mercato, che è il motivetto, le quattro note e via. Io personalmente mi dedico al remix, cioè al remixare, sì, remixare i vecchi brani del 1970. Anche perché, diciamo, lo stesso si faceva pure negli anni 70, ma con una qualità che adesso è proprio smarrita, tant'è vero che allora era una musica, diciamo, molto commerciale, anche disprezzata, adesso è diventato un genere di culto. Ma considera questo, che non c'è più fantasia, la fantasia che c'era in quegli anni. Io ti parlo il famoso, per esempio, Mike Francis, non so se tu sai la storia, no? Te la racconto brevemente. No, no, la conosciamo, perché qui c'è una radio che si intende pure di musica. Ovviamente Paul Miccioni mi dice ero con Claudio Simonetti, mi arriva una telefonata, non l'avevano preso da una parte, insomma l'ho preso io, ti ho fatto fare i jingle per Radio Dimensione Suono, con i Survivor, e da lì poi è scaturito il tutto, quindi voglio dire la creazione di Max Francis, Jimmy Stewart, eccetera. Allora ti dicevo, anche adesso se fai attenzione alla musica che ascolti, no, i vari motivi, nascono da quella musica lì. Il problema qual è? Che chiaramente poi in sala di incisione tu hai una batteria che non è la batteria elettronica, 128 bpm sempre fissi, eccetera, ma c'è il batterista che magari prima 130, poi scendeva a 128, quindi mixare questa tipologia di musica è molto difficile. È molto difficile, allora basta semplicemente prendere dei loop e chiaramente poi rifare il disco in maniera diversa, chiaramente con degli strumenti, ci sono tanti programmi, Ableton, eccetera. Certo. Ora ti dicevo, ho fondato questo gruppo, The Best DJ Old School, e noi andiamo in tour, facciamo spettacoli, dove chiaramente facciamo diventare per una notte la città, la capitale del divertimento, tipo Barcellona, eccetera, eccetera. Vai, certo. È vero, è bellissimo, certo. Tu pensa, con Marco Trani, concerto di Paolo Meneguzzi, se vai su YouTube lo trovi, basta digitare Tony Carini di Marco Trani, 1° maggio, Paolo Meneguzzi, 20.000 persone, un delirio, ti dico un delirio. Io facevo il vocalist quella sera, quindi... Va bene, Tony, io ti ringrazio tanto di essere stato con noi stamattina, certo ci potresti pure salutare con un, che ne so, come se presentassi un pezzo musicale, una cosa nel tuo lavoro, e dai, facci sto regalo, dai. Allora, aspetta, te lo faccio alla mia maniera, anni 70 oppure attuale? Anni 70, mi piace di più. Gigi Marziali. Allora, vai. Alla Gigi Marziali, sì. Sony, che ricordi della trasmissione? Come no? Io mi sono cresciuto con Gigi Marziali. E vai. Il vostro Tony Carini dalle frequenze di Radio Yes, una simpatica radio, una radio super ascoltata, presenta un grande personaggio, Angelo, il tuo nome è Angelo? Sì, Angelo Nicotra. Angelo Nicotra, la voce del mattino, quello che ti tiene compagnia 24 ore al giorno in stereofonia. Dal vostro Tony Carini, un ciao. Ciao Tony, buona giornata e grazie. Ciao Tony Cariti, ciao. Breve stop.